Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, il brano del Vangelo di oggi continua il discorso che Gesù fece alla sinagoga di Cafarnao, discorso che si incentra sul dono dell'Eucarestia. Gesù dice: Io sono il pane vivo disceso dal cielo, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. L'Eucarestia è il pane che ci dona la forza di continuare sulla strada della nostra vita fino al monte di Dio, ovvero il paradiso. Senza questo pane celeste tutto diverrà più difficile, anzi impossibile, e noi saremo costretti a interrompere il cammino intrapreso con tanto entusiasmo. L'Eucaristia è il dono più grande che possiamo ricevere, perché è Gesù stesso, vivo e vero, presente in ogni ostia consacrata. È certamente un mistero di fede, tanto che per riconoscere Gesù presente nell'ostia santa è necessaria una grazia particolare. Gesù lo dice chiaramente con queste parole, Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Per chi sa riconoscere questa presenza ineffabile, presenza silenziosa ma reale, nessuna difficoltà sarà insuperabile, nessuna prova riuscirà a farlo indietreggiare. Ricordiamoci di tanti martiri, i quali durante la loro prigionia e in attesa del loro supplizio, di nascosto si facevano portare la comunione. Solo così essi poterono trovare la forza di andare lieti incontro alla morte. Alcuni di loro, che erano sacerdoti, riuscirono anche a celebrare la messa nei momenti in cui non erano osservati e riuscirono a distribuire la comunione a tutti quelli che bramavano questo pane celeste. Si racconta che san Massimiliano Maria Colbe riuscì in diverse occasioni a celebrare di nascosto la messa nel campo di concentramento di Auschwitz. Non erano certamente delle solenni liturgie, ma vi era l'essenziale, vi era Gesù. Si racconta che san Francesco d'Assisi riteneva grave segno di disprezzo non ascoltare ogni giorno la messa se il tempo lo permetteva, egli si comunicava spesso e con tale devozione da rendere devoti anche gli altri. Così scriveva in una sua lettera, l'umanità trepidi, l'universo intero tremi e il cielo esulti quando sull'altare nelle mani del sacerdote è il Cristo figlio di Dio vivo. Ricordo diversi anni fa, durante un viaggio che feci in un paese da poco tornato alla libertà religiosa, che conobbi una vecchietta. Questa signora mi diceva che fece appena in tempo a ricevere da bambina la prima comunione. Dopodiché i rivoluzionari distrussero la chiesa del suo paesino e da quel giorno non poté più partecipare alla messa e ricevere la comunione aveva però una piccola consolazione, era riuscita a prendere un piccolo pezzo di marmo dell'altare distrutto, se lo teneva sempre con sé e nei momenti di preghiera lo stringeva tra le mani, pensando al sacrificio della messa, pensando a Gesù che era disceso su quell'altare tante e tante volte. Fu la sua forza per i tanti anni durante i quali dovette vivere nascostamente la sua fede. Ma Gesù la sosteneva, vedeva il suo ardente desiderio di riceverlo nella comunione e spiritualmente visitava l'anima di quella sua fedele discepola. Venne finalmente il tempo della consolazione, vennero di nuovo i sacerdoti e ripresero a celebrare le messe. Ma Gesù non si era mai allontanato da quel cuore che tanto l'amava. Tra un po inizierà il mese di maggio, il mese di Maria, chiediamo a lei la grazia di un ardente desiderio di Gesù e di parlare in ogni istante familiarmente con lui. E ora, cari fratelli e sorelle, termino con la benedizione. Per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Maria e Giuseppe.